Vittoria doveva essere vittoria estata, il Chieti su un terreno pesante, causa pioggia, regola la pratica Aurora Alto Casertano con un netto 2-0 e mette una seria ipoteca sulla salvezza in attesa del derby di mercoledì contro il Pineto. Moduli a specchio per i due tecnici che scelgono entrambi la 3-5-2 nel Chieti, lasciati precauzionalmente in panchina Pietrantonio e Mele, rientrano Forti e Bassini dall'infortunio, Fabrizi e Chiacchia tornano dal primo minuto. L'Aurora Alto Casertano arretra Mancino a difensore centrale, Illuminato detta i tempi, in avanti la coppia Palumbo-Lepri. Prima vera occasione per il Chieti al settimo, quando Vitiello non riesce a interrompere l'azione di Siragusa sulla sinistra, ma D'Innocenzo spara alto a porta vuota. Dopo un inizio alla camomilla, al 27esimo la contesa si sblocca grazie ad un'azione personale di Verna, che in percussione taglia in due la difesa campana, ma si lascia ipnotizzare da Vitiello, che respinge con i piedi. La sfera però arriva a Fabrizi, che da fuori insacca il 13esimo sigillo stagionale e la rete che vale il vantaggio teatino 1-0. Quindi un minuto più tardi, dopo la mezz'ora, ci prova ancora D'Innocenzo da fuori, ma la gran botta da posizione leggermente defilata termina a lato. La reazione dell'Aurora nel finale di frazione con una grande occasione, cross di Palumbo e rovesciata di Lepri al limite dell'area piccola. Forti e bravo, compie il miracolo, respinge e permette ai suoi di chiudere la prima frazione in avanti. In avvio di secondo tempo Lucarelli sostituisce Bassini e Chiacchia, entrambi ammoniti con Pietrantonio e consorte, ma il primo lampo al sesto è per gli ospiti, che cercano di recuperare lo svantaggio con il diagonale di Dorsa, che impegna Forti, ma l'occasione più ghiotta al decimo è proprio per il neo entrato Pietrantonio, che dalla grande distanza fa tremare la traversa per poi provare anche al 13esimo su calcio di punizione con la sfera che sorvola il legno trasversale. Il raddoppio è nell'aria e si concretizza al 20esimo, calcio di punizione dalla destra di Pietrantonio a cercare Fabrizi sul palo lontano, colpo di testa, palo gol e 2-0 per i neroverdi, che fanno esultare la curva Volpi grazie alla doppietta del proprio bomber, che alla mezz'ora esce tra gli applausi dell'Angelini per far posto ad Orlando. Al 31esimo break dell'Aurora, che prova a farsi vedere dalle parti di Forti con un diagonale di Amabile deviato in corner, e poi al 36esimo con il colpo di testa di Megaro, che costringe ancora una volta l'estremo teatino all'intervento. Al 43esimo il Chieti potrebbe siglare anche la terza rete e far calare definitivamente i titoli di coda sul match, ma Eluasni in scivolata non arriva sul cross di Orlando, mancando l'appuntamento con il gol. Al triplice fischio i neroverdi possono esultare per 3 punti importantissimi, e con una classifica così corta e altre 3 partite al termine non è vietato sognare. In realtà, secondo me, abbiamo bisogno ancora di altri 2 punti, e quindi non possiamo assolutamente o 2 pareggi o 1 vittoria. E oggi l'avete vista la partita, c'avevamo tutto da perdere, queste sono le classiche partite, tutto da perdere. Loro erano diverse partite che avevano fatto gol, la Pastese ci aveva vinto alla fine, e quindi un po' di apprensione, forse potremmo giocare un po' più tranquilli tra virgolette, anche se noi è meglio che non ci stiamo tranquilli, però credo che c'è bisogno almeno di altri 2 punti almeno. Ma Luca, il suo grande merito è quello di essere in crescita, ha fatto un percorso l'anno scorso, è migliorato tanto, lui sa fare, come caratteristiche tecniche, sa fare un po' tutto, cioè lui sa colpire di testa, sa stare sotto porta, ha un bel tiro, si muove bene, secondo me per la categoria sta diventando un giocatore veramente veramente importante, e perché è un giocatore completo, non eccelle proprio da 10 a nessuna cosa, lui è un 8, un 7,5-8 su tutti i fondamentali tecnici. Mister, mancano 3 partite alla fine del campionato, se guardiamo questa classifica veramente strana quest'anno, così corta, il Chieti potrebbe anche, parlavamo di salvezza prima, è vero, ma potrebbe paradossalmente anche ambire a qualcosa di più, è lecito sognare oppure no? Dobbiamo vincere a Pineto innanzitutto per salvarci, per veramente stare tranquilli, perché comunque ci meritiamo questo, perché noi usciamo fuori veramente da quel periodo di gennaio, di dicembre, dove abbiamo fatto un Natale veramente brutto, e quindi adesso io mi voglio godere questa vittoria perché è importante, da domani, perché noi ci alleniamo subito e voglio preparare la partita per mercoledì, dobbiamo fare ancora punti e dobbiamo pensare alla prossima e basta, un passo alla volta.